Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di RoboSmith94 e buon Santo Stefano a tutti voi. Buon 26 dicembre ragazzi, Elina Cell inizia qui, primo match Brock Lesnar contro Feed Me More Ryback, the big guy. E subito iniziamo malissimo. Ci troviamo in Louisiana, più precisamente a New Orleans, lo stesso luogo dove si è svolto WrestleMania 30, per essere precisi. Perché molti di voi si staranno chiedendo perché iniziare con questo match, perché comunque questo match non ha senso, un match non ha mai senso nel pay per view, dovevo aggiungerla uffa, e quindi ho deciso perché non Ryback contro Brock Lesnar, creerà il suo pathos. Brock Lesnar sta stampando il suo guantone nella faccia del povero Ryback. German suplex! Belly to belly! Altro German suplex! Ryback viene scaraventato contro German suplex. Questo era pure bello letale. Good French suplex di Brock Lesnar in arrivo. Spam. Lute Express di Ryback con questo schianto di testa. Chiamiamola Modified Feed Me Express. Diamogli un nome a questa cosa. Cerca la reazione Ryback, ma non dura molto. Altro German suplex. Russian leg sweep. Butterfly suplex. Sta fa malissimo. Shooting star press. Uno, due. Oh, quasi tre. German suplex in successione di Brock Lesnar. Uno, due, e ecco il terzo. Tre. Colpiamo ripetutamente in volto. F5. Uno, due, tre. E Brock Lesnar vince il match di apertura di Hell in a Cell, l'unico match a non essere dentro la gabbia. Mostruosa vittoria della bestia che sconfigge the big guy Ryback. Qui vediamo quel butterfly suplex fantastico. Ed eccolo lì, Brock Lesnar, che inneggia come vincitore di questo incontro fantastico, interamente dominato dalla bestia, the Beast Incarnate. Detto questo ragazzi, andiamo al prossimo match. Il primo match titolato. Ed eccoci qua, secondo match Tag Team Championship
Qui. Allora, Usos contro Lucha Dragons. Noi saremo Jamie Uso come venerdì. Oh, e subito failiamo la prima mossa. Salta, cercheremo di non farci fregare dalla salita del sol di Kalisto. Parte forte invece si incara. Kalisto invece sta avendo un po' di difficoltà con JJ. Ci lascia contro Kalisto. Fanculo. Tutti e due Lucha Dragons. Il suono è venuto insieme, armonico. Oh oh. Attenzione a Kalisto. Vediamo una bella sediola. Wow, reverse power slam. Attenzione. Bulldog su Sin Cara. DDT su Kalisto. DDT pure su Sin Cara, forse. Dove vai? Con questo l'ho scaraventato giù. Vai contro la gabbia. Inciampa sui gradoni. Olè. Dai. Russian leg sweep. Intanto non sto cagando manco di pezza, il povero. DDT, incredibile. Ho fatto una dannatissima piroetta. Super kick in faccia a Sin Cara. What the fuck is happening? Secondo quale legge fisica si è trasformato in un back suplex in un bulldog? Vabbè, sono Sin Cara e Kalisto, capiamoli. Butterfly backbreaker. Abbiamo vinto all'ultimo. Abbiamo veramente strippato. Non ho visto Kalisto cominciare a volare sopra di me. Bel match, bella Lina Cell. Non di certo il migliore Lina Cell, ma ne abbiamo valanghe da qui fino alla fine della giornata. Quindi gli Usos rimangono campioni di coppia. Ottima vittoria per i due fratelli. Prossimo match.
l'ultimo match di questa primissima parte, Slater contro Neville per il titolo intercontinentale. Wow, subito partiamo malissimo con Neville, che è la sua primissima difesa da campione intercontinentale. Wow. Oh cacchio, la fiera dei lisci. Almeno Slater è riuscito a mandare a segno quello stomp. Cavolo, perché? Wow, DDT. Dropkick sugli stinghi. Standing moonsault. Yeah, you're right about that. He's made a name for himself with this. A quick reversal there by Neville. Ottima. Ottima contromossa di Neville. Lancia Slater contro l'apron. What the fuck? It's hard to match the talent we're seeing up and down this entire Hell in a Cell card. Hurricanrana con pin. 1 2. Sbam. Jawbreaker. Liberarsi di Slater. Faccio rima. Enziguri kick. Serie di calci in faccia. Shooting star press. Gli è venuto solo alla fine. Oh, standing shooting star press. Arm drag. What the fuck? Ma vaffan. Insult to potential injury there. Even if you can get back to your move like that, at this stage of the match, you're still struggling to find your balance. DDT. Ma se non ci rimani giù. Oh! Doppio standing shooting star press. Wow, Slater è un osso duro. Almeno al momento sta reagendo molto di più dei Lucha Dragons. Mamma mia, che failone. Oh cazzo. Ah, contro le corde poi. Quello nella realtà è una decapitazione della terza corda. It's only a matter of time before assistance to walk will be needed. Anybody got a crutch? We're looking at complete domination here. Quick thinking to avoid that. Looking to attack from high. Rotaro! Fanculo! Just look at this man. He's all business. And that's the way he has to be if he wants to win here tonight. Cazzo! Oh, nice counter! LOL! Just when he thinks he's going the one way, his opponent takes him another! Whoa.
Redarro. Redarro messo a segno. Vai col conteggio ref. Vai col conteggio ref. 1, 2 e 3. Neville rimane campione intercontinentale. Fuck yeah. E quindi la prima parte si conclude qui. Neville e gli Usos tengono i loro titoli rispettivamente, quello intercontinentale per Neville e quello di campioni di coppia per gli Usos. Detto questo, ragazzi, dal vostro RoboZombie è tutto. Noi ci rivediamo alle 18 con la seconda parte. E ciao ciao.